Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nella seconda ed ultima parte del doppio episodio finale di Modern Warfare 3. Ci attende lo scontro finale a Londra, mentre inseguiamo Hacker fra le strade e cerchiamo di capire i piani di Makarov fra i binari della metropolitana. Riusciremo a salvare l'Europa da un disastro nucleare? Buona visione! Abbiamo un debito verso la nostra task force e l'ULF per il successo contro Vladimir Makarov e il suo esercito. Si è parlato molto dell'ULF. Farah Karim e i suoi soldati sono dei terroristi? No, Farah Karim è ed è sempre stata un'alleata degli Stati Uniti e dei nostri partner occidentali. Onesto, ok. E la comandante Karim come si è procurata armi americane? Per quasi un decennio ho inviato armi alla comandante Karim per supportarla nelle missioni contro Al-Qatala e le incursioni russe nell'Uzbekistan. Spedizioni legali? No. Per poter salvare delle vite ho inviato delle spedizioni illegali con fondi che ho approvato io stesso. Silenzio, silenzio, prego. Generale Shepard, nell'ottobre 2022, ha autorizzato la Shadow Company a sparare su una task force sotto il suo comando alla Salmas, Messico? No, non l'ho fatto. Sì che l'hai fatto. Signor Graves, lei ha ricevuto l'ordine di sparare contro la TF-141? Sì, signore. Ah, ecco. Si danno contro adesso. Silenzio, silenzio in aula. Ognuno vuole pararsi il culo. Chi le ha dato quell'ordine? Dillo. Il generale Shepard. Bravo, Graves. E lei ha eseguito quell'ordine, Graves? No, nel modo più assoluto. Ma non è vero! Silenzio, silenzio! Siete dei falsi. Vergognatevi. Oh, cazzo. Si sono pugnalati alle spalle. Pensano solo a salvarsi la pelle. Ognuno pensa per sé. Questa è la differenza tra noi e loro. Facciamo finta di niente, capo. E come? Non puoi. Il modo per fermare le guerre è vincerle. Niente prigionieri. Buona caccia. Anche a te, capitano. Nick, riporta indietro Farah. Sì, subito, capitano. Bene, pronti all'estrazione. E noi dove andiamo, di bello? Ah, ok, perfetto. Grazie di aver risposto, scusi, Non volevo interromperla. Dove colpirà Makarov adesso, tuttavia? Watcher, bravo. In ascolto, Watcher. L'MI6 ci sta girando comunicazioni di Connie. Forza, Kate, dove sono? Connie è a Londra. Come? Porca... Makarov è vivo. Ho comunicazioni di un certo Zar 90. È la sua designazione. Che cosa ci fanno a Londra? Secondo l'intelligence, domani Connie incontrerà un noto Black Hat a Greensbury Park. Un hacker. Il bersaglio. A cosa vuole accedere Connie? Scopriamolo e fermiamoli. Quell'hacker può condurci da Makarov. Se Connie è a Londra, lui non può essere lontano. Ottenute le informazioni, dovremo sbrigarci. Chiederò a Londra un'unità antiterrorismo. Ghost, collegati alle telecamere di Londra e guidaci mentre noi seguiamo il bersaglio a terra. Makarov potrebbe essere qui. Capiamo dove si trova ed è nostro. Per ora... seguiamo il bersaglio e troviamolo. Per cosa può essergli servito un hacker? Bravo 07 a Watcher. Telecamera online. Ok, confermo. Segnale radio? Check, sei in posizione. Soap, forte e chiaro. Affermativo, vedo il bersaglio, cappuccio nero. Perfetto, diamoci da fare. Ok, Soap, pronto a muoverti. Non fatevi notare o perderemo Makarov. Sarà fatto. Attenzione, sembra agitata. Se vede uomini che la seguono, fuggirà. Ciao. Hai da accendere? Fumi, Johnny. Mi mimetizzo, tenente. Se lo dici tu. Sergenti, il bersaglio si muove. Se fa una chiamata o parla con qualcuno, dobbiamo sentirla, Soap. Ricevuto. Se parla, l'ascoltiamo. Fermo. Si allaccia la scarpa, forse sospetta di essere pedinata. Bravo cagnolino. Sì. E gli sbrano un braccio. Di sicuro ha a che fare con Makarov. Si sta muovendo, sta lì dietro. E la stanno chiamando? Le squilla il telefono. Avvicinati e ascolta. Ho ricevuto i soldi. Oh no, ho lasciato la chiavetta dietro i cassoni. Sì, tra bistro 43 e T-Caffè. È stato un piacere. Che ha detto?
Ha consegnato qualcosa per un acquirente, una chiavetta, nel vicolo tra Bistro 43 e Ma no, volevo prendere due magliette. Ghost, usa le telecamere. Ok. Come funzionano? Aspetta, devo farlo io per davvero? Suono sull'uscita del vicolo. Niente Connie, se ne saranno già andati. Bene, cerca sui filmati qualcuno che esce dal vicolo 07. Deve essere l'acquirente. Eccolo là, sicuramente quel tizio, direi. L'ho trovato. Non perderlo, Ghost. Qualunque cosa abbia, ci serve. L'acquirente è entrato. L'ho perso. Cambia telecamera. Contatto. Lo vedo. Ok, lo vedo attraverso la prima finestra. Seconda, terza, quarta, quinta. Un autobus blocca la visuale. Porca miseria. Trova un'altra visuale. Forse questa? Stai vedendo Laswell? Affermativo. L'acquirente è uscito dal bistro 43. Ottimo. Tagli sti cocchio di autobus. Il bersaglio attraversa la strada. Perfetto. Su di lui, tenente. Contiamo su di te. Eccoti là. Perso di nuovo. Visuale ristabilita. Ottimo. Bravo. Il bersaglio si dirige verso il tunnel pedonale. Il tunnel è un vicolo cieco. Un buon nascondiglio per Connie e Makarov. Polizia e unità antiterrorismo sono pronti a mobilitarsi. Chiamiamoli. Ricevuto. A tutti, equipaggiarsi e pronti all'irruzione. Roger, sei in arrivo. Cosa vogliono colpire qui a Londra? Sul perimetro, gli altri con me. Vogliono rubare il cadavere della regina, no, bastardi! Tunnel libero. C'è una porta chiusa per la vecchia stazione ferroviaria. Alla porta, pronti a sfondare. Ok, che armi abbiamo? Pronta. Al suo segnale, capitano. Pronti, facciamola finita. Irruzione tra 3, 2, 1. Adesso. Avanzo. Copro a sinistra. Copro a destra. Prego, prego, accomodatevi. Non c'è fretta. Siamo dentro, Laswell. Ricevuto. Trovate l'acquirente e prendete quella chiavetta, John. Timono di sotto con noi. Ricevuto. Contatto! Signore, che piacere fare la sua conoscenza? Il team 2 prende la posizione di sopra. Oh oh, quello è il laser di una torretta? Gas sul fianco! Lancio un fumo! Vai, 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 vai. Così non mi faccio sparare. Ottimo. Passiamo per il bagno. Tiratevi sulla patta! Tua nonna in carriola! Sto giochino lo possiamo fare in due? Oh! Caccia la miseria. Sì, ma non si vede nulla. Mi si è un po' tipo ritorto contro. Ecco qua, perfetto. No, 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 no. Queste cose me non le fai. Prima ti lavi le mani. Allora, fatemi vedere se c'è un bel fucile d'assalto. Ecco, questo ti piace poco. Una cifra. Au! Sente, maledetto. Non abbiamo neanche corazza. Aspetta un secondo, vai, 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 vai. Perfetto. Oh, ora mi sento un soldato più completo. Dobbiamo disabilitarla? La posso hackerare in qualche modo? Neutralizza torretta. Vai. Ale, ottimo, ottimo, ottimo. Avanziamo. Diamo un'occhiata se c'è qualcuno. Sembra tutto tranquillo. Boni. Wow. Che sta accadendo? Ho visto. Ah, oh, è corazzato. Ora è anche molto morto. Aspetta. Ah, ti vedo. Ora ti vedo molto meglio. Tu mi vedi molto di meno. Aspetta, che c'è il signor Saponetta. Non sparate al signor Saponetta. Stanno scendendo. Sop, se sopravvivi a questa missione è fatta, ciccio, eh. Aspetta, 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 stavo ricaricando. Poi, eh. Ah, ti vedevo, scusa, porta pazienza. Sparategli alle spalle senza becchi minimo rispetto. Piastre corazzate come piacciono a me. E porta pazienza, non sto a urlare ogni due secondi. Ok, copritemi, ragazzi, che devo avanzare. Ok, lancio un paio di bombe a mano, così per simpatia. Non si picchiamo qualcuno, che sono tutti super corazzati quest'oggi. Wow. Ancora vivo. Ah, io proprio non vuoi morire oggi, eh. Sembrava si è tirato una bomba a mano. Ok, ottimo. Cerchiamo di passare dal lato. Vediamo un po'. Un'altra torretta nemica sul retro della stanza. Ehi, no, 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 no. Caccia la miseria. Semtex, come lo faceva la nonna. RPG al primo piano, a sinistra. Aspetta. Aspetta un attimo, che c'è veramente un sacco di gente. Quello è morto. Aspetta, 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 aspetta. Ok, la posso pigliare da qua. Fatemi solo ricaricare un secondo. Ok, fatto fuori. No. E morici. Che cocchio. Aspettate che mi rifaccio il seno, portate pazienza. Ah, posso. La tizia, là dietro, la possiamo prendere. RPG eliminato. Ok. Torretta distrutta, ottimo. Concentrate il fuoco di sopra. Capito? Siete a suolo. Ma non rompere i maroni che siete le balle a tutti. Ok. Oh, una strage stiamo a fa. Quanti altri restano ancora? Scusa, lancio un paio di bombe a mano giusto per simpatia. Ah no, è Semtex che spiccica, giusto. Beh, un po' di male deve avergli fatto. Provo a salire, copritemi.
sopra! Ok, ricarico. Casino. Dove stai? Ti laggiù uno. A posto. Setacciare l'ufficio al primo piano, signore. Oh oh. Ehi, boni. Ok, un po' ne ho presi. Roger, disperdiamoci. Trovate l'acquirente con la chiavetta. Fatto fuori tutti. Leva. So, porca la miseria, in mezzo ai maroni proprio stai. Roger, l'acquirente di Connie a terra. Trovate quella chiavetta. Gesù, te ne compro un'altra, Watcher, avanti. Abbiamo la chiavetta. Hanno caricato il contenuto nella rete della stazione. Un Trojan. E ora Connie controlla i treni. C'è altro. Questo riconoscimento facciale. È salito 10 minuti fa. Chi sarà mai? Su un treno pieno di civili. Ostaggi. Vittime. Il tunnel è profondo 150 metri e lungo 50 chilometri. Lì c'è un passaggio continuo di migliaia di persone, bravo. Intrappolerà i treni. Distruggerà il tunnel. Non lo sappiamo. Non ancora. Il treno di Makarov si è fermato a una piattaforma di scambio. Chiederò una seconda squadra. Sì, ci serve aiuto. Useremo il tunnel di servizio. Muoviamoci. Forse è già tardi. Ma cosa ottiene, onestamente? Ormai il suo piano principale è andato a farsi benedire, causare una guerra fra l'Ovest e l'Est. Quindi, che senso ha? Sta solo facendo attacchi terroristici a random per far dei morti. Ragazzi, Capitano Price, al suo servizio. Bene, voglio metà di voi con il mio luogotenente, gli altri con me. Informazioni. Bene, state vicini e seguite gli ordini. Pensiamo a quelle porte, ok? Se io e Watcher siamo sul punto, cerchiamo Makarov. Bene, fallo prendere, John. Non si darà mai per vinto. Non lo faremo neanche noi, tesoro. Giusto? Andiamo. Ok. Arne, che porte gigantesche. Ebbè, giusto, dobbiamo andare tecnicamente su un tunnel sottomarino. Terrorismo in posizione. Con te. Che belle armi che abbiamo. Wow! Gesù. Watcher, se Makarov controlla i treni, non possiamo riottenere l'accesso? Sto cercando di bucare il loro firewall. Quell'hacker era brava. Connie davanti a noi. Non ci vedono. Facciamo in modo che continuino a non vederci. Connie, passiamo dal lato. Chi si è visto, si è visto. In teoria abbiamo armi. Silenziate. Stanno montando una torretta. Arriva un treno. Aspetta che controllo. Qua tutto tranquillo. Il treno peraltro fa talmente tanto rumore che potrebbe coprire l'eventuale rumore prodotto da noi. Prima che loro sorprendano noi, signore. Ok. T'avevo visto. Porcaccia. Oh. Porca miseria, non abbiamo le piastre. Aspetta, mi rifaccio il seno. Sei a Watcher, tunnel del treno scombro. Avanzo lo scambio. Ricevuto. Direi di raggiungere lo scambio dal passaggio di ventilazione. Va bene, ricevuto. Bravo, qui 07. Sono sotto attacco. Connie ha degli ostaggi. Salvateli, 7. Andiamo là. Ok, tutto tranquillo per adesso. Immagino che il grosso delle forze. Watcher, vediamo dei civili morti. Sarà più avanti. Potrebbero non essere gli ultimi se non fermiamo Makarov. Verissimo, Watcher. Ghost, Gas, come siete messi? Price, siamo sulla linea di fuoco e non possiamo fare un passo. Fate tutto il possibile. Dobbiamo andarcene tutti vivi da qui, bravo. L'ha detto. L'ha detto, faccio predictone. Soap muore. Mi uccidono, signor Saponetta, e mo' m'incocchio. E mo' m'incocchio, figlioli. Quando dite ste frasi, automaticamente mi triggero. Ostaggi nella stanza accanto, non colpitemi. Ok, farò del mio meglio. Con molta calma. Con Salvino. Ok. Non sanno della nostra presenza, quindi cerchiamo di fare i bravi. Che spettacolo. Posso? Siamo noi. Va tutto bene, figlioli. Qui 7-1. Siamo allo scambio, Watcher. Quella è l'ultima posizione nota di Makarov. Occhi aperti, sai. Prepariamoci, Makarov potrebbe essere dietro queste porte. Quando vuoi, signore. Stavo dando un'occhiata all'equipaggiamento. C'era una Fennec iper pesante, ma no. Rimaniamo con i fucili d'assalto standard. Probabilmente me ne sto per pentire, eh. Ma nella peggiore delle ipotesi ci sono i checkpoint. Oh, miseria. Piano, non ci hanno ancora visto. Cioè, farla in stealth è impossibile. Ok, farla in stealth è assolutamente impossibile. Vai. Bomba a mano. Non frega niente. Stai basso, ciccio. Ogni tanto passa anche qualche treno. Ok, cerchiamo di colpirli. Appena il treno passa. No, tu non puoi passare. Solo il treno può passare. Ok, ricarico.
bella questa arma, mi piace veramente un... Eh sì, però un'ora per ricaricarla, però. Ok, questa. Ottimo. Questa lì, ottimo. Ma avete quasi fatto fuori tutto il seno? E vabbè, la piastra, insomma, ci siamo capiti. Posto? Occhio treno. Ciccio, senti, cambiami la piastra per scendere. Si sa mai che incontriamo troppa resistenza davanti. Chi è che mi ha sparato? Da dove? Avanziamo, e stiamo... da dove? Non c'era un cocchio di nessuno fino a 3 secondi fa. Che miseria. Preso, ucciso, ottimo. Figlioli? Chi mi dà un po' di munizie, peraltro? Non so chi domandare. Saponetta! Sei il distributore ufficiale di munizioni della squadra. Dovrei essere virtualmente a posto. Dove poi sei andato? Ti vedo. Cazzo, la miseria. È qualcosa per passare il treno? Non so se passare io dall'altro lato e tanti saluti. Ok, me la rischio, me la rischio. Copritemi, copritemi. Se mi faccio mettere sotto da un treno, figlioli, è la volta buona che ti installo il gioco e non lo finisco nemmeno. Oddio, è a raffica da 3 colpi. No! Io le odio le armi così, l'ho già detto. Ok, mi pento di non aver cambiato arma. Aspetta, aspetta, sto facendo cose. Ok, Sop, dammi le munizioni, bastardo. Copritemi, copritemi. Ecco che il treno doveva passare adesso. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Da dove mi sta sparando? Porca la miseria, ragazzi. Stiamo facendo progressi. Ghost, gas, contatto col nemico, dove siete? Avanzo lungo il tunnel. Ci sono civili feriti. E i nemici non... Ok, preso. Ricevuto, stiamo avanzando. Makarov deve essere vicino. Un attimo, non rompete le balle. Ma no, aspetta, cos'è qua? Ricarica munizioni, aspetta un secondo. Dammi... Uia, era quell'arma che ho visto prima. Fennec! Ok, meglio che nulla e a prescindere... Ricaricami. Lo vedo, lo vedo. Un po' imprecisa come mitraglietta, se non miri... Sei bello, che fregato. Passate davanti, però. Uia, eccolo qua, signore. Bravo, saponetta. Ah, c'erano munizioni qua davanti. Non sono minimamente incocchiato. A posto? Che faccio? Avanzo? Ok, vai, 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 vai. Passi. Caccia la miseria. Cos'è? Non ho più munizioni per le granate. Ma porco canaglia. Ma è lì ancora. Ah no, era sceso. Non mi ero accorto. Un attimo. Sono rifatto un treno, aspetta. Sparategli. Ok. Juggernaut nemico a terra. Juggernaut nemico. Su. Anche un altro. Porco canaglia. Ok. Eliminiamo gli ultimi. Signore, non rompo le balle. Ok, stiamo cercando di aggirarci. Au, mi hai fatto veramente un sacco male. Sono molto vicino ai binari. Aspetta che mi allontano un po'. Cerchiamo comunque di eliminarli. Lo so. Lo so. Non mi posso abbassare. Treno. Pronto a rispondere al fuoco nemico. Ok, aspetta, quello corazzato. Faccio fatica a vederli perché sono tutti scuretti. Ok, ricarico. Non lanciatemi le granate, non fate i setentoni. Caccia la miseria, dov'è andato il tizio? Aspetta. Tutti corazzati. Tutti, non ha più la corazza, ricarico. Dopo un'ora, olè, ma poi è ammazzato. Credo ne resti solo uno. Aspetta. Ma dai, vieni a giocare con noi. Ok, morto. Wow. Ho capito qualcosa che ha fatto splacket, ma vabbè, dettagli. Posto, chi altro c'è ancora? Io non vedo nessuno dalla mia parte. Il problema è che non ho più piastre, quindi se mi attaccano in gruppo... Eila! Io sono bello, che fregato. No. No, porca la miseria. Cerchiamo di lanciare una flashbang. Magari qualcuno ne stordiamo per qualche secondo. Ragazzi! Un aiutino veloce quando è il secondo. Posto? Muoviamoci sopra. Ci fermeremo solo dopo aver sistemato Makarov. Stavolta non se la caverà, signore. Ok, ricaricami munizioni. Oh! Conni, non scherza! Siamo bloccati! Vuol dire che Makarov... Guardatevi le spalle, hanno messo tiratori ovunque. Qui là quanta gente che c'è laggiù. Occhio che non ci hanno visto. Direi che ci hanno un attimo più visto adesso. Non mi passate la... Levati da davanti, razza di idiota. I conni sorvegliano una bomba. Vista. Ok, abbiamo quasi sparato la bomba, figlioli. Non siamo molto furbi. Stabilire un perimetro. So, occupati della bomba. Sì. Sentex, signore. Fortuna. Bravo, bomba sulla piattaforma dello scambio. Mi serve copertura. Ora. Ricevuto, in arrivo. Merda. Porca. Datti da fare, so. Io lancio un Semtex lì in mezzo. Prima o poi qualcuno se lo piglia. Vedi che però qualcuno che fa la posta. Ari Semtex. Dammi la mano, cosa? Vedi tu quanta gente c'è. Qui sulla bomba, subito. Arrivo. Come faccio?
Sì, ma dobbiamo essere in due. Piazza una microcamera sul lato destro. Fatto? Per fortuna che ne avevo una. Eccomi, parlami sopra. La bomba sporca. C4 è polvere radioattiva. Farà implodere il tunnel e contaminerà l'Europa. Come la disarmiamo? Mi serve il logo del produttore sul grosso circuito stampato. Aspetta, un orso. Dimmi qualcosa. Il logo è un orso. Ricevuto, orso. Taglio il cavo. Bene. Abbiamo guadagnato un po' di tempo. Attenzione, Price. Makarov è nel tunnel. Si dirige verso di te. So, hai sentito? C'è anche un codice seriale? Non lascerò questa bomba, capitano. Hanno colpito. So, pronto a sparare. Un attimo. Subito! Trovo in trappola, capitano! Colli ha bloccato il tunnel! Fatevi strada! Ok. Non devono avvicinarsi, capitano! Sta giù, sergente! Ricarico! Forza cosa? Non posso fare i miracoli! Ancora uno, è quasi fatto! Ok, metti fuori tutti? Poliziotti uccisi! Tornare alla microcamera, capitano! Fatto! 07 a 6, siamo riusciti a passare. Muoversi. Bippa molto di più adesso? Dobbiamo trovare l'innesco, in basso a sinistra. Ricevuto l'innesco, collegato al C4. Sì, c'è un numero seriale sopra. Qual è la terza cifra? È un 9. La terza cifra è un 9. Ricevuto, ottimo lavoro. Questa bomba ha due inneschi. Dobbiamo tagliarli contemporaneamente. Cavo rosso. Ma veramente cavo rosso? Ma come nei film? No! Porca la miseria! È ancora vivo? Porta questo con te all'inferno. Mai dare un nemico per morto. Vabbè. Ora è molto morto. No, Sop! Ma porca la miseria! No! Besti merda maledetto! Wow! Credo... No! È riuscito a fuggire? Johnny, ce lo siamo giocato? Come la fermiamo? Cavo rosso. Aspetta. Ok, filo rosso, solo rosso. Sopra ha detto di tagliare insieme. Al tre, capito? Ok, al tre. Uno, due, tre. Posto? Oh! Disinnescata. Siamo salvi. A posto, visto, facilissimo. Solo un morto, cosa vuoi che sia? Ma no, saponetta! Come ci laviamo adesso? Sì, qui bravo sei alla cieca. Minaccia neutralizzata. Bomba disarmata. Una vittima. Non poteva sopravvivere. Era scritto dal Modern Warfare 3 di 10+ anni fa. Barca la miseria! Ed è riuscito a fuggire nonostante tutto. Quel bastardo di Makarov. Laswell, che sta facendo di bello? Documenti? Cosa vuol fare? Ah! Sta censurando, giustamente. Perché alcune informazioni non possono essere rivelate in nessun modo. Via il nome di Price, ovviamente. Laswell, ci possiamo fidare di lei, no? Presumo di sì. È successo veramente di tutto. Però credo che il peggio debba ancora arrivare, purtroppo. Giusto, saponetta. E porco cane, tutti lo conoscevano come saponetta. Cioè, abbiamo fatto una strage e siamo sopravvissuti a tutto. Peccato che sia stata un'avventura così breve, figlioli, però, Saponetta. Giustamente la saponetta la buttiamo in acqua, mi sembra giusto. Era il migliore tra noi. Portava sempre le munizioni. Il più duro. Avrebbe affrontato il mondo a mani nude. Ma no, ma dai, ma povero Soap, avanti. Almeno nel remake un po' di culo. La fortuna aiuta gli audaci. Dormi tranquillo, soldato. Ci rivedremo, fratello. Ci pensiamo noi qui. Ma era così giovane. Riposa in pace, Johnny. E adesso io chi piglio per il culo? Ma porca miseria. Saponetta! Secondo me se lo diluisci puoi ancora lavartici le mani.
Ma no, ma perché? Ma lo potevate risparmiare. Morto letteralmente a 3 secondi dalla fine del gioco. Dimmi te se non è sfiga. No, 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 no. Makarov ce la pagherà cara. Quindi dobbiamo aspettarci Modern Warfare 4, se ho ben capito. Ah, signor Shepard, antigenerale. Mi ero completamente dimenticato di lei. Beh, è abbastanza ovvio che la sua carriera sia finita. Anche se sta gente riesce sempre a trovare un modo per salvare il proprio culo. No, non mi dite che davvero lo lasciano andare. Dopo tutto il male che ha fatto, dopo tutti i casini che ha combinato per la sua gloria personale. Perché gli americani sono sempre ossessionati da quelle lampade verdi? Le trovate dovunque. Oh. Sì. John, generale. Fisher Price, buongiornissimo. Come sei entrato? Un'amica comune. Laswell. Laswell. Sì, è giunto il momento di pagare. No. Avanti, sappiamo tutti come andrà a finire. Eri meglio di così. Lo eravamo tutti, signore. Anche tu. Nel nostro lavoro siamo costretti a fare sacrifici per il bene comune. Sì, ma sono sempre gli altri a sacrificarsi. Concordo. Anche tu hai fatto molte vittime, John. Torneranno a tormentarti. Non supplicherò a nessuno di risparmiarmi. Onesto. Né te, né nessun altro, capitano. Non sarebbe servito. Ok. Bravo Fisher Price, sono fiero di te. È stato un lavoro sporco, ma qualcuno lo doveva fare. Dopo tutto quello che ha combinato nel secondo capitolo, in fin dei conti. Figlioli, che dire? Un'avventura decisamente troppo breve? Assolutamente sì. Quello che mi ha fatto triggerare male è che, ammetto, non mi ha convinto molto come capitolo. Quelle mappe aperte con libertà d'azione, secondo me, sulla trama principale di Call of Duty non funzionano. Non penso che siano state una buona idea. Preferivo quelle azioni più su binario a cui ci aveva abituato con la saga del gioco. Vabbè, poi The Gustibus, e anche la trama l'ho trovata un po' sottotono. I personaggi sono stati messi molto più in secondo piano rispetto al passato. Si poteva fare di meglio. A mio avviso si poteva fare molto meglio. Speriamo casomai per il prossimo, a questo punto. E poi ti ribadisco, 3 ore di gioco sono poche. Cioè, ok, puoi allungare la trama perché puoi affrontare le varie missioni in maniera differente. Non dico di no, però si poteva fare molto di più. Figlioli, qua sotto nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti venite investiti da un treno. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!